Digital Innovation Days edizione 2023. Oggi siamo al Talent Garden di Calabiana per i 10 anni dei Digital Innovation Days. Come saranno i futuri 10 anni? Andiamo a scoprirlo. Ciao, sono Giulio Nicoletti, sono l'organizzatore e il CEO dei Digital Innovation Days, nonché dell'agenzia eventi 24PR Events. Ciao, sono Nicola Nicoletti, CEO del Digital Innovation Days e proprietario di 24PR Events. E cosa ti aspetti dai futuri 10 anni dall'innovazione digitale? Non ero preparato per una domanda così difficile. Cosa ci aspettiamo? Continua innovazione, continua crescita e miglioramento della nostra vita quotidiana per facilitare, ecco, tutto quello che è il nostro vivere, e quindi sicuramente un'innovazione, una crescita esponenziale di tutto quello che ci circonda. Sicuramente facciamo questo evento anche per spiegarlo a tutti, cercando di portare più voci possibili all'interno dell'evento che possano dare il loro punto di vista per cercare poi di crearsi una propria visione. Speriamo che appunto le persone capiscano che poi il digitale sia un abilitatore, okay? Una funzione di aiuto per la propria vita e non che sia la vita reale. Prossimi 10 anni, futuro dell'innovazione, insomma oggi siamo qui al Digital Innovation Days per cercare di scoprirlo, no? Ci aspettiamo sicuramente l'impatto dell'intelligenza artificiale molto molto importante, la trasformazione digitale è solo nella una fase embrionale di quella che sarà poi il futuro della rivoluzione industriale nei prossimi anni. Quando si parla di innovazione digitale si pensa sempre alle tecnologie. Credo che il futuro invece sarà riprendere in mano la tecnologia come persone, quindi non utilizzare la tecnologia ma avere davvero una cultura digitale di innovazione dentro. Sicuramente mi aspetto che l'intelligenza artificiale sia presente quotidianamente nelle nostre vite e quindi che sia d'aiuto a velocizzare tutti quei processi che sono purtroppo ancora molto lenti. L'innovazione digitale dei prossimi 10 anni sarà una cosa spettacolare, perché anno per anno sicuramente ci saranno delle situazioni nuove di volta in volta. Quello che mi aspetto è non solo l'innovazione digitale, ma un'innovazione digitale che prenda la mente e il corpo delle persone e le trasformi letteralmente. Sto notando tanto che ci stiamo digitalizzando, mondi di intelligenza artificiale, metaversi eccetera, quindi quello che mi auguro è che non si perda con tutto questo aspetto di digitalizzazione la parte umana e che non ci aspettiamo quindi una sostituzione dei robot, delle macchine, del digitale, ma continuiamo ad avere un contributo umano e sia sempre quella poi la spinta che dia la possibilità al digitale di abilitarci e migliorarci sempre di più nella vita. Mi aspetto che la tecnologia andrà molto avanti, però il supporto della mente umana sarà sempre fondamentale ed è anche un augurio affinché le macchine possano non sostituirci. Spesso si legge di specialisti dell'intelligenza artificiale. No, l'intelligenza artificiale diventerà una commodity, cioè come siamo diventati tutti bravi a usare uno smartphone, dovremmo diventare tutti bravi a parlare e a far fare all'intelligenza artificiale quello che serve per il nostro business o per il business dei nostri clienti, qualora, come nel mio caso, si lavori in un'agenzia. Mi aspetto che si semplifichino dei processi che sono sempre stati fatti molto standard, routinari e manuali, ma mi aspetto soprattutto che ci siano nuovi prodotti e servizi che abilitino veramente a fare qualcosa che in questo momento non posso nemmeno immaginarmi, per cui da un lato semplificare, dall'altro poter fare tanto di più. Penso che il fattore in breve più importante nei prossimi 10 anni sarà sicuramente l'intervento dell'intelligenza artificiale nel mondo, in particolare anche dell'advertising, che è quello in cui appunto noi lavoriamo, quindi mi aspetto che ci sarà tanta più automazione ma anche un grande progresso da parte di tutti i professionisti nel saperlo usare nel miglior modo possibile, quindi sarà bellissimo perché ci saranno un sacco di cose nuove da imparare ed è il motivo per cui alla fine amiamo anche il nostro lavoro, imparare tutti i giorni. Buongiorno, oggi siamo qui con Oscar Farinetti, grazie per essere qui. Le chiedo che cosa si aspetta lei dell'innovazione per i prossimi 10 anni? Che cambi il mondo nei prossimi 10 anni. Io mi aspetto sentimenti positivi. Oggi ho cercato di spiegare che io dall'innovazione mi aspetto nuovi sentimenti. Il modo migliore di innovare è tornare alla fiducia, al senso della vergogna, al coraggio che nasce dalla timidezza, come gestione della paura. Se non cambiamo i sentimenti non combiniamo niente.
perché tutte le robe negative di questo mondo, se si amplificano dalla guerra all'emergenza ambientale eccetera, sono figlie di cattivi sentimenti. Se non cambiano questi sentimenti, voi giovani non combinerete un tubo. Francesca Cutrone, direttrice responsabile di CNC Media. Abbiamo partecipato in qualità di media partner e abbiamo parlato del ruolo del giornalismo che incontra i social media, e quindi secondo me un po' ci pone, no, nel discorso generale dell'innovazione. Che cosa ci aspetta e dove andiamo a parare con le nuove forme di comunicazione che vogliono informare? Quale progetto presenterete oggi qui all'Innovation Digital Day? Presenteremo Inclusive Talk. Siamo un'agenzia di comunicazione Take Group che è nel mercato italiano da più di 20 anni. Abbiamo avviato un percorso ESG dall'anno scorso. Il progetto che presentiamo oggi rientra in questo percorso e va ad analizzare il linguaggio inclusivo. È un tool basato sull'intelligenza artificiale che sostanzialmente lavora come un traduttore. Che cosa ti aspetti quindi dall'innovazione digitale nei futuri 10 anni? Mi aspetto sicuramente un grande cambiamento, nel senso che gli strumenti sono sempre di più, sempre più nuovi. Mi aspetto che dovremmo imparare a confrontarci con nuovi strumenti, quindi anche a studiare, a capire come applicarli al nostro lavoro. Ma credo anche che ci sarà un po' un ritorno quasi rinascimentale alla centralità dell'uomo, un uomo che sa come informare a ritmo di persone con però degli strumenti più avanzati. Mi aspetto, soprattutto per quanto riguarda un po' il mondo dell'intelligenza artificiale, che ci aiuti effettivamente nel nostro lavoro, cioè ci aiuti ad occuparci in maniera un pochino più veloce, quindi con l'aiuto anche delle macchine, nello svolgere quelle attività che sono magari un pochino più meccaniche, che possiamo appunto ottimizzare. E finisce così il primo appuntamento con Digital Innovation Days 2023. Ci vediamo nel prossimo appuntamento per scoprire come saranno i prossimi 10 anni di innovazione digitale.